Si torna a protestare per il mantenimento del tribunale di Modica a rischio soppressione, perché è inserito nella lista dei cosiddetti tribunali minori che scompariranno nei prossimi mesi in tutto il paese. Un sit-in è stato organizzato per sabato mattina, proprio nel piazzale Beniamino Scuccia, antistante il Palazzo di Giustizia di Via Aldo Moro, dal comitato pro tribunale, capeggiato dal sindacalista Salvatore Rando, che si è intestato la battaglia per far sì che Modica non venga scippata del suo tribunale, atto che sarebbe propedeutico all'accorpamento con Ragusa, con notevoli disagi per gli utenti. Rando auspica che parecchia gente partecipi al sit-in di sabato, il cui concentramento è previsto dalle 10 proprio dinanzi al tribunale. Lo stesso Rando ha lanciato l'appello ieri sera nel corso del nostro magazine di informazione Diretta News. Invito i cittadini a partecipare, a lottare, perché senza lottare non si ottiene nulla. Noi non possiamo diventare la periferia di Frigentini. Questa città non solo ha una storia, ma questa città ha una dignità di sopportare e ha sopportato le angherie che altri hanno fatto. Noi abbiamo un tribunale a costo zero, perché è di proprietà dello Stato. Appuntamento dunque sabato mattina alle 10 dinanzi al piazzale del Tribunale per il sit-in di protesta contro la soppressione.